Posso lasciare questo? È sui trasporti. Il prossimo problema che avremo a Padova, grazie. Il prossimo, ce l'abbiamo in qualche modo già. E quindi stiamo tentando di creare un po' di sensibilizzazione in modo tale che in regione si rendano conto cosa significa il taglio che si sta facendo. Ma meglio persone? Buongiorno. Buongiorno. Andiamo, bene? Bene. Buongiorno. Posso lasciare? Siamo un po' preoccupati, allora ne approfitto. Sul trasporto pubblico, aumenti e in più tagli, che è il massimo della concentrazione di cose negative. L'atteggiamento sembra positivo. Bisogna. Che tanto? Bisogna. Ivo Rossi, continua questo roadshow di protesta contro gli aumenti dei biglietti che appaiono inevitabili visti i tagli della regione. Sì, più che di protesta è di sensibilizzazione dei nostri concittadini, perché la situazione del trasporto pubblico rischia di aggravarsi vie più da settembre e sono preoccupato perché gli effetti saranno sulle tasche delle famiglie, il disagio per le persone che prenderanno il servizio di trasporto pubblico, che invece di essere incrementato rischia di essere tagliato. C'è bisogno che in regione di Cozzaia, insomma, per dire un po' la giunta, ci sia la consapevolezza della gravità della situazione che si verrà a determinare a causa del taglio di 35 milioni di euro che è stato fatto. Stiamo parlando fra l'altro dello 0,1% del bilancio regionale, quindi non una somma che uno dice, come dire, stravolge le finanze della regione. E d'altra parte, da amministratore, sono consapevole dei problemi che abbiamo, ma sono altrettanto consapevole che proprio sul trasporto pubblico il decreto Prodi a suo tempo aveva introdotto un'accisa sulle benzine, per cui quando facciamo il carburante paghiamo un X di più e è come se pagassimo un biglietto per il trasporto pubblico, che deve essere gestito, anzi rimesso sul trasporto pubblico. Questo non sta avvenendo ed è per questo che stiamo informando i cittadini. Da settembre, a fronte per quanto riguarda la PS di questo taglio, stiamo parlando di 2 milioni e mezzo di effetti sulla città di Padova. 2 milioni e mezzo di euro in meno non sono recuperabili nemmeno con l'aumento del 10% del biglietto, che quindi recupererebbe circa 700.000 euro. Dovranno essere fatti tagli, dovranno essere incisi, come dire, fatte misure sul personale, insomma un meccanismo perverso. Per questo dico che la regione deve assolutamente intervenire in assestamento di bilancio rimettendo le somme che fra l'altro hanno a disposizione. I cittadini, abbiamo visto girare i volantini, parlare con le persone qui alla fermata, come è successo anche l'altro giorno in Prato della Valle, cosa dicono? Ma devo dire che ho trovato anche grande consapevolezza. Una signora poco fa mi ha detto: non lo dica a me queste cose, le dica a Zaia.
ed è esattamente ciò che vogliamo fare, cioè mandare un messaggio. Non ne voglio fare una questione politica, l'ho già detto in più occasioni, tanto è vero che la stessa cosa sta avvenendo a Verona, e i miei colleghi sono della Lega in questo caso, e io penso che si debba creare una grande alleanza delle città, perché il bloccare le città, quindi paralizzarle perché si riduce il trasporto pubblico obbligando le persone a girare con i mezzi privati, stiamo parlando fra l'altro nella nostra città di 110.000 persone che ogni giorno usano il trasporto pubblico, se noi le eliminiamo, cioè se riduciamo, li mettiamo in condizioni di girare molto peggio, gli effetti sono, esagero forse, non dico catastrofici, però sono molto molto pesanti, e quindi questo dobbiamo assolutamente scongiurarlo.